La ringrazio, Presidente. Ho sentito dire molte cose e molte cose sbagliate, veramente sbagliate. Innanzitutto, questa mozione ci chiede un centro di costo per i centri anziani, uno apposito per loro all'interno dei municipi. Come ha ben detto la mia collega Simona Donati, noi questo costo l'abbiamo già previsto da molto tempo, l'abbiamo cercato, l'abbiamo voluto, abbiamo ragionato con la ragioneria e siamo riusciti ad ottenerlo. E questo voi lo sapete benissimo. Quindi è strumentale questa mozione. Oltretutto, gli attacchi che ci vengono rivolti sono veramente, veramente da rimandare al mittente, ma proprio con la ricevuta di ritorno, perché siete veramente indecenti. Io capisco, capisco tutto, ma dire che non c'è stata consultazione delle persone anziane non è vero e lo sapete. Che non siete stati coinvolti non è vero e lo sapete benissimo perché agli incontri avete partecipato quasi tutti. E dire che non c'è a cuore questo tema veramente è sbagliato, così come è indecente dire i centri anziani sono stati i primi ad essere chiusi come per il Covid. E per forza, erano i soggetti più a rischio, è ovvio che ci siamo premuniti di metterli in sicurezza il prima possibile. Io penso che veramente è strumentale questa mozione, è strumentale quello che chiede, è strumentale come essa viene utilizzata dalle altre opposizioni per farci delle critiche che non hanno né capo né coda. Chi ci ha preceduto, chi ha preceduto questa amministrazione, non voleva riformare il regolamento dei centri anziani e in più di 3 anni e mezzo dall'inizio non c'è riuscita. Noi stiamo arrivando a Dama e credo che questa cosa faccia molto male soprattutto perché è stata fatta consultando continuamente i coordinatori dei centri anziani, è stata fatta con una fase di ascolto, di interlocuzione anche con i sindacati. Quindi io veramente, e oltretutto è stata fatta in attesa delle linee guida della Regione, che temevamo che arrivassero nel 2033. Quindi, per quanto mi riguarda, visto che è veramente strumentale e solamente per metterci in difficoltà, io voterò contraria. E oltretutto voglio ricordare al consigliere Palumbo, che mi convoca sempre in commissione e trasparenza, che io il martedì alle 11:30, quando lui mi convoca, io devo sempre presiedere la mia di commissione. Quindi scusate tanto se non vengo. Sera, siamo in dichiarazione di voto sulla mozione 226. Sì, ho detto che io voterò contraria.